Bella ragazzi, sono Andrea Wurst e bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire. Riprendiamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ovvero qua nella città mare, anche se mare non c'è, però vabbè. Molto probabilmente dobbiamo andare avanti, non c'è altro da fare, dobbiamo per forza entrare nella torre come abbiamo fatto nel mondo dei sogni. Qui ci sono i mostri, anche se dalla guida ha detto che non sono proprio forti. Sì, in effetti sono questi che fanno anche abbastanza cagare. No, fanno cagare. Solo che Blue fa an ancora più cagare perché lei è una strega, ok? È una strega. Quindi è più potente, ok, nel danno delle magie. Non di attacco fisico. Di attacco fisico fa cagare in una maniera assurda. Però quando si tratta di magie nessuno la può battere. Guarda un po', bam! Bam, vabbè, quello lì era già morto. Guarda con che cattiveria. Ox va a livello 28, grande. Vabbè, mi sembra pure giusto. Aspetta che guardo se qua c'è qualcosa. Si scende. Allora, qui si scende. Quindi prima di salire o scendere piani, cerchiamo di vedere tutto quello che c'è nella stanza. Tutte le stanze lì. E poi si vedrà se salire e scendere tutto. Perché qui purtroppo. Cioè, purtroppo. Ho avuto la fortuna di non eleggermi tutta la guida e quindi non so, ok, cosa aspettarmi e soprattutto dove andare, se tipo salire o scendere. Vabbè, per adesso scendere, visto che abbiamo una scala che porta giù, adesso vediamo, speriamo che non ci siano vivi. No, ci sono vivi. Però non so qual è la strada. Vabbè, proviamo. Allora, lì ci sono. C'è un buco. E ci sono anche delle ceste. Qua, allora, molto probabilmente qua ci saranno delle trappole. Perché con me. Perché quei buchi lì può significare solo una cosa. Trappole in vista. Solo che non sono visibili. Che non sono visibili. Si attivano solamente quando ci salite sopra. Vabbè. O avete rotto. Porca boia. Allora. Riceviamo cura. Questi mostri però. Segue Mogu, però tu ti devi allenare anche forte, eh. Porca vacca. Giuro che prima o poi faccio una notte tutta in bianco. Vaffanculo, troppe robe. Una notte in bianco solo per allenare Mogu. Giuro. Allora, ordiniamo un po'. Allora, aspetta. Allora, getta l'erba. La cura. Ha troppe cose con me. Aumenta. Allora, ok, direi di aumenta, vediamo questo. No, non getto, lo uso. Aumenta forza su di chi? Se mi dicessi. Allora, la forza, fortuna, agilità, vigore. Il vigore sarebbe. Fai uno lei. Come di uno? Vabbè, e l'altro. Vabbè, di uno. Allora, la fortuna, 3, 4 di fortuna, agilità, 3 di agilità, 4 di agilità. Saggezza, aumenta l'agilità, la forza. Allora, chi è il più debole di voi? Porca. Allora, equipaggiamento.
Allora, 246, 142 però. Questo è fuso, quindi dovrebbe essere strapotente. Lei, guarda, non ne vale assolutamente la pena. Mogu. Mogu è l'unico. Quindi facciamo la forza, la do a Mogu. La forza Mogu. Vabbè, aumenta di uno. La saggezza per il momento aspettiamo. Vabbè, no, anche l'agilità va. L'agilità, il più lento. Allora, primo è lui. Vabbè, giustamente. Poi c'è Bleu. Poi ci sono io. E poi Mogu. Facciamo che mi velocizzo un po' anch'io, va. Basta, al momento direi così. Ok, dovremmo aver usato abbastanza slot con Ar-Jade. Aumenta fortuna un'altra volta. E tridente. Aia. Cos'è? Aspetta, ma è il tridente quello. Quello di Golden Sun 2? No, il tridente è quello potente davvero. Eccolo qua. No, il tridente penso sia di lei, giusto? Assolutamente no. Ma di chi è il tridente? Bireng. È di lui forse? Ah no, è lui. Ma sì. Arco Jades, solo lui può usarlo. Dall'arco luna a arco Jade. Vai, ora è molto più che potente, ma ancora qualcos'altro però, vediamo. Allora, lancia. No, ok, niente, solo queste, sì, perché le altre era fortuna, tutte le robe. Non so se dobbiamo cadere. Cazzo. Ci hanno sbarrato. Vabbè. Scendiamo per di qua. Questo è un brutto posto. Saliamo. Ok, siamo saliti tipo dall'altra parte, non si sa come. Però lì si sale adesso. 28? Non ho capito, 28? 28. Ma che è salito? Allora. Ah no. Ok, qui si sale. Ok, qui serve per scendere giù. Quindi dobbiamo salire. Anzi, scendere di qua. Porca boia. Ok. Ma qui si arriva. Ah no, ok. Questa volta però andiamo dritto. E qui si risale. Perfetto. Allora, qui ci sono altre casse. Del fumo. Elmo maledetto. E una maschera. Di qua se vada quel che. Ok, anche qua continua. Ma ci porta tipo in una stanza unica? Sì. Sì, con giunge. Allora, c'è qualcuno che è ammalato, no, eh? Ora, io vorrei sapere che cos'è che abbiamo preso adesso. Scendi e fammi vedere. Vabbè, il fumo. Elmo maledetto in maschera. Elmo maledetto in maschera. Elmo maledetto in maschera. Elmo maledetto in maschera. Non ne vale molto la pena, eh? Ok, lei solo l'elmo maledetto, mentre lui tutte e due. Oppure c'è anche lei, solo quello. Oppure lui solo maledetto, lui solo maledetto e lui solo maledetto. E io? Anche la maschera, anche. No, scusa. A questo punto su di lui, ma neanche perché lui comunque fa schifo, quindi finché non è lo potenziamo, ma per il momento le
Le lasciamo sul nostro nuovo inventario e poi vedremo più avanti su il da fare. Sì. Se ho appena digerito. Cos'è? Siamo allucinati o siamo storditi? Che non si capisce. No, penso siamo tipo storditi, tipo. Vabbè, ma comunque siamo a posto. Magia, facci una cura veloce. Grazie. Livello 25. No, va bene. Forza, proseguiamo. Evaccati. Allora, magia, fire. Tu attacchi, bleu. Tu utilizza comete e tu attacchi. Cinquecento. Vai, comete! Bam! Bam! Vedi che avevo detto, Bleu è troppo forte se utilizza le magie. Solo che lei è troppo scema. E va di attacche. Benvenuti nella mia caverna. Sono la coscienza di Imote. Ok. Combattete Imote mentre è... Ho ancora della forza. Sì. Dobbiamo battere Imote. E io ho paura. Ah, meno male. Drag breve dell'acqua pulita. Tutti gli HP vengono... Sì, HP e anche punti magia, anche se non lo dice, eh. Allora, ed ecco l'antico vaso che andava portato in salvo. Voinar. Ma cos'è? Si salva? Ma ah, è di lì. Aspetta, ma ho fatto un save state per... Non ho mai fatto un save state in questo gioco. Ora, vabbè, lo faccio, va. Save state fatto. Da quanto tempo che non facevo i save state qua? Un lunghissimo corridoio strastretto con una roba. Ah, ho capito. Allora, un attimo che qua vi devo spiegare un paio di cosette. Nina 38. Anche Nina si sì, è un po' indietro. Allora, qui in questa stanza dovete utilizzare coso, che adesso mi sfugge il nome, carne. Deve essere fuso, potete scegliere voi la fusione da fare. Perché qui ci saranno delle... trappole. Queste cose, sì, sono sempre delle trappole che fanno cambiare, ok, la direzione della mappa. Adesso sembra che stiamo tornando indietro, però come avete potuto vedere per qualche frame, invece stiamo continuando ad andare avanti. Praticamente c'è la mappa che gira su se stessa quando andiamo su quelle pedane. E Bleu finalmente livello 41, che sicuramente imparerà una nuova magia. Non è vero? Ok, no, ma forse dal 42 sì. Allora, vediamo un po'. Ma questo posto è stranissimo. Ma che roba è? To fai auto, tanto qua. Anzi, no, aspetta. E questo è anche abbastanza resistente, eh? Occhio. Ecco, proprio su Mogu doveva andare. Ok, con un po' di difficoltà devo curare Mogu assolutamente. Cura. No, non lui. Ok. Torre. Torre, aspetta, vediamo. Torre mare. Ok. Siamo sulla torre mare.
Sì, ma adesso però non si capisce dove mandare però adesso. Proseguiamo per di qua? Sì, vabbè. Scusa, ma se mi fai delle linee così così, dopo io come faccio a capire? Sì, qua adesso è tutto inverso. Se lasciate stare. Sì. Facciamo finta che noi dobbiamo andare dritti, eh? Dobbiamo andare dritti, dobbiamo andare dritti, dobbiamo andare dritti. Dritti. Non lo so, penso che qua ci perdiamo. Per fare il giro tondo e boh. Non lo so, è un casino qua. Dai, 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 dai. Ok. E qua adesso? Proviamo a salire? Salire, ok, giù, su, ormai non si capisce più niente qual è la direzione giusta o sbagliata. Proviamo a girare a sinistra. Da sinistra diventa destra. Mi sembra logico. Di qua proviamo a salire. Non lo so. No, qua si ritorna sempre. Qua è bloccato. E qua proviamo a scendere. E da scendere diventa. Cazzo, ho perso il segno. Ora cerchiamo di non ne perdere il segno. Giù. Anche qua, no, è bloccato, quindi non è per di qua. Proviamo a girare nuovamente a destra. Sì, che poi è sempre destra. Ah, cazzo, siamo tornati indietro. Vabbè, almeno siamo ripartiti dal punto di partenza, quindi almeno adesso sappiamo dove andare. Allora, non ne devo sbattere gli occhi quando gira tutto, perché altrimenti mi perdo. Un altro. Purtroppo non c'è la possibilità di fermarlo, ma si ferma lui da solo quando vuole. Ma lo smettete di colpire Mogu? Porca boia. Allora, proviamo ad andare a sinistra. Che è diventata sempre sinistra. No, ed è bloccato. Quindi dobbiamo andare su a questo punto. Però prima di far tutto, 26. Sì, vabbè. Ok, dobbiamo andare su. Dobbiamo andare su. Aspettiamo che finisca di girare, che qua veramente è troppo un casino. E ancora con questi fuochi, basta. Non ho più PAL 3. Qui proviamo a andare a destra, a sinistra. Che da sinistra è diventata destra. Proviamo a scendere. Proprio. Ok, continuiamo a scendere. Che adesso sale. E qui è. Allora giriamo a sinistra.
su. Ok. Continuiamo a scendere. No, aspetta, giuro che mi incazzo. Porca puttana troia. Ora sì, sicuramente questo video sarà. Ok, sarà editato di brutto, perché veramente. Le bestemmie mi sono uscite, ok? Come se fosse pane proprio. Guarda, lasciamo stare che guarda. Allora, ragazzi, io mi fermo qua perché non ce la faccio più, ragazzi, credetemi, mi gira la testa, mi gira tutto. Non ce la faccio più, devo prendere una pausa che veramente non riesco più. Basta, non riesco più a registrare. Ho bisogno di fare una pausa, di liberarmi la mente. Quindi direi che per questo episodio di Breath of Fire è tutto. Non so quanto sarà la durata di questo video, perché non so con i diversi tagli che farò quanto durerà. Spero che non sia troppo corto, ok? Come l'altro che era sui 15 minuti, però lì ero anche abbastanza sclerato perché, vabbè, per problemi tecnici. E va bene, quindi direi che per questo episodio di Breath of Fire è tutto. Ok, ho anche sprecato una Paltrow. Devo imparare a star fermo, perché con nessuno so solo roba così. Va bene, direi che per questo episodio di Breath of Fire è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Mi raccomando anche di iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale, se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. E anche di lasciare un commento con suggerimenti, consigli e tutto quello che volete. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Breath of Fire, che spero non ci siano più di altri queste stanze, che altrimenti, guarda, vado, cioè, scendo per strada e vado ad ammazzare il primo che passa, giuro. Bella.